Nella sala dell'auditorium del Parco del Castello, colma di gente, sono stati i ragazzi delle scuole dell'Aquila con il loro entusiasmo, gli applausi e la partecipazione attiva con domande e riflessioni ad animare e dare valore alla 14ª edizione del Premio Internazionale di Poesia Laudamia Bonanni. Un premio nato nel 2002, cresciuto anno dopo anno, assumendo prestigio a livello mondiale. Nel tempo ha richiamato poeti come Edoardo Sanguinetti, Adonis, Derek Walcott, Nathan Zack, solo per fare qualche esempio. Ospite d'onore dell'edizione 2015 è Charles Simic, un poeta statunitense di origini serbe, emigrante a 16 anni con la sua famiglia per fuggire dall'Europa dilaniata dalla Seconda Guerra Mondiale. È oggi insegnante di letteratura inglese all'Università del New Hampshire. Non ero mai stato all'Aquila, ha detto, anche se ho seguito il dramma del terremoto che ha distrutto la città dagli Stati Uniti sin dalle prime ore. Vedere la città così rovinata e il sapere che è un tempo di movimento, di spostamento, gli ricorda appunto la sua infanzia in cui milioni di persone, non solo la sua famiglia, hanno dovuto lasciare le case, vivere come profughi, e dice che nella sua famiglia si scherzava amaramente dicendo che i nostri agenti di viaggio sono Hitler e Stalin. Noi non avremmo mai lasciato casa nostra se non ci avessero forzato, e quindi venire qui all'Aquila, dove per altri motivi la gente, le persone hanno dovuto lasciare casa propria, gli rinnova questo dolore. Risente della mia esperienza e della mia formazione. Io sono fisico, ho lavorato per molti anni nell'industria, e questo libro tratta argomenti della fisica più recente, fisica quantistica e anche cosmologia. Però direi più in generale un libro sul processo di acquisizione della conoscenza scientifica, che è un'attività umana, e come tale è giusto che la poesia si focalizzi su di essa. Quindi dagli stadi più iniziali, quelli dello stupore, quelli degli interrogativi sul mondo che ci circonda, poi il faticoso processo della ricerca scientifica. E una riservata agli studenti degli istituti scolastici superiori della provincia dell'Aquila, vinta dalla studentessa Maria Damiani. Ad esse si aggiunge un concorso dedicato alle opere dei detenuti delle carceri italiane, quest'anno all'8ª edizione, un unicum nel panorama dei premi di poesia in Italia.